Buonasera e benvenuti a questo match in notturna. Purtroppo, come forse riuscite anche a vedere, stasera le condizioni meteo non sono certo delle migliori. Una pioggia leggera si è alternata a precipitazioni più fitte durante tutto l'arco della giornata. La buona notizia però è che i sostenitori di entrambe le tifoserie non si sono fatti spaventare. La posta in palio ha convocato il pubblico delle grandi occasioni. E questa è una struttura dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Olivier Giroud è un tipo di attaccante che per certi allenatori è indispensabile. Usa bene il corpo per far salire la squadra, fa quelle piccole cose utili alla transizione del gioco verso la tre quarti avversaria. Ha senza dubbio. Calabria. Il Milan ha avuto spesso il pallino del gioco in questa prima fase, non sono però ancora riusciti a rendersi pericolosi. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Bennacer. González allunga il piede verso il pallone. E trova il compagno. Se ne va. Ecco il cross. Intervento decisivo. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Cristiano Biraghi ha spazio per affondare. La conclusione. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Gioca una palla lunga. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Riceve palla da dietro. Loftus-Cheek. Bennacer. Se ne va con un gioco di prestigio. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Va giù, rischiano tantissimo con questo fallo. L'arbitro ha indicato chiaramente il dischetto. Prepariamoci ad assistere a un tiro dagli 11 metri. Qui ha deciso di rischiare, o forse è andato nel panico. L'avversario poteva tirare e lui ha pensato di fermarlo con le cattive. Decisione sacrosanta da parte dell'arbitro. Grande responsabilità. Occasione dell'1-0. Può portare in vantaggio la sua squadra. Terracciano si supera e c'è il gol del Milan. E arriva così il gol del vantaggio. Istinto da predatore, raccoglie la palla vagante in sacca. Si può insegnare tanto ai giovani che si avvicinano al calcio, ma questo tipo di istinto è una qualità innata. Difficile da allenare, semplicemente devi essere già lì quando la palla arriva. Numero 9, Giron. Il Milan sblocca il risultato 1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari.
Sottil. Pallone interessante, in verticale. Pallone in mezzo. Palla intercettata. Prova a prolungare in avanti. Qui può partire il contropiede. Gioca con un pallone lungo. Loftus Cheek! Colpisce in linea portiere battuto. Calabria sceglie di andare per vie verticali. Ha spazio sulla fascia. Cross deviato dal difensore, corner. Il portiere allontana il pericolo. C'è il retropassaggio. Intervento fondamentale. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Calabria. Calabria si spinge in avanti sulla destra. Rafael Leao. Non è troppo lontano, cerca il tiro. Buona lettura, ha giocato d'anticipo e ha sporcato il tiro. È stato un intervento disperato, ma efficace. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora zero per gli avversari. Giroud ha messo alla prova il portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Ora Belotti. Belotti interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico, e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. Partiti e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Cristiano Biraghi, proprio come molti terzini attuali, dimostra un ottimo senso dell'attacco con le sue discese sulla fascia. Decide di cambiare gioco. A sinistra con il passaggio. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Pulisic intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Bella apertura. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Bennacer prova a darla profonda nello spazio. Duncan ci prova con un pallone profondo. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Bennacer. Bennacer guadagna metri verso la porta avversaria. Qui cercherà il tiro. L'affluenza di quest'oggi è di finalizzazione decisamente infelice. La difesa sembrava imbambolata, non sono riusciti a contrastarlo per niente. Alfred Duncan. La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. E così siamo evidentemente sull'1-0. Palla in avanti verso il compagno. Sottil. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Ecco un'occasione di contropiede. Un'altra azione in copertura. Giroud.
Rafael Leao si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Arthur. González. Vede lo scatto e cerca la profondità. Occhio al tiro! Infilza il portiere! Hanno trovato la parità. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Pallone interessante, in verticale. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. La gioca a sinistra. Cerca cross, salta e colpisce di testa. Che parata, certo non un intervento di routine. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Zola. González. Prova a darla profonda, nello spazio. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Tocco prudente al portiere. Arthur. Passaggio sulla destra. Costruiscono la manovra con sicurezza. E trova bene il compagno. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Numero 9. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Evidentemente era esausto. Una sostituzione necessaria per dare un po' di freschezza alla squadra. C'è spazio per calciare. Va al tiro. E c'è il gol del Milan. Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. C'è stata una deviazione chiarissima, ma il gol viene assegnato al tiratore. Conducono con una rete in più degli avversari. Il vero avversario ora è la stanchezza. Non devono commettere passi falsi. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Prova a metterci il piede. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Da lì può segnare. Cross verso il centro. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Sceglie di andare per vie verticali. Può andare in rete. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Può andare! Loftus-Cheek! Tiro davvero da dimenticare. Dovrebbero essere più aggressivi, rischiare qualcosa di più. L'arbitro ha già guardato l'orologio ed è fischio finale. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura, la partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro. Giroud ci ha regalato una prestazione di altissimo livello, coronata dal premio di migliore in campo. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Far coincidere il primo gol fuori casa con una vittoria non era un'impresa semplicissima, soprattutto in una gara complicata come quella di oggi.